Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile. Andiamo subito a salutare intanto il ritorno qua di una delegazione della Berretti Amaranto, guidata dal loro allenatore Alessandro Longo, anche responsabile del settore giovanile Amaranto. Buonasera, Bentornato, è sempre un buonasera. piacere poter parlare con te e poi faremo anche una piccola carrellata anche dei vari campionati. Saluto i tuoi tre ragazzi che ci sono venuti a trovare, Velletri di Matteo Minocci, benvenuti, benvenuti, e poi ci raccontate insomma questo campionato che al di là insomma di qualche problema, anche credo a livello di qualche infortunio, qualche rallentamento che c'è stato nell'ultimo periodo, comunque rimane sicuramente un grande campionato quello della Berretti Amaranto, che tra l'altro sabato tornerà a giocare in casa a Palazzo del Pero contro il Cuneo. Prima di parlare con loro però facciamo un po' il punto sul campionato di Serie B femminile a girone unico. È arrivata un'altra sconfitta pesante per l'Arezzo Calcio Femminile contro una delle protagoniste del torneo, che è la Fortitudo Mozzecane, che ha vinto allo Stadio Comunale. Si giocava proprio allo Stadio Comunale di Arezzo 4-0. Tra poco vedremo le immagini di questa partita. Gli altri risultati: Cesena Inter 1-2, Genoa Empoli 0-3, Granata Cittadella Roma decimo quarto 2-0, Milan Ladies Ravenna 1-1, Roma Calcio Femminile batte Lazio in questa sorta di derby 2-0. Andiamo a vedere anche la classifica con l'Inter ormai che ha vinto il campionato a quota 48, Fortitudo 34 insieme all'Empoli, Ravenna Roma 31, Milan Ladies 21 insieme a Lady Granata Cittadella, Lazio Women 19, Cesena 14, Arezzo 11, situazione che si rifà di nuovo traballante purtroppo per le ragazze Amaranto, a pari punti con il Genoa a quota 11 e poi Roma decimo quarto a quota 0. Diamo un'occhiata anche al prossimo turno, ha già giocato, no, questa è la Berretti, poi la vediamo tra un attimo, ha già giocato il Milan Ladies, le Milan Ladies che hanno vinto 3-2, e gara che si era giocata prima della gara che la Fortitudo aveva giocato ad Arezzo, risultato quindi già acquisito, e per l'Arezzo c'è la proibitiva trasferta in casa dell'Inter. Adesso noi andiamo a vedere il filmato con i gol e anche le altre azioni di Arezzo Fortitudo Mozzecane. Vincere l'imperativo per trovare serenità e punti cruciali per la salvezza. Ben ritrovati amici sportivi, appassionati di calcio femminile. Un saluto da Riccardo Buffetti, Arezzo TV. Nuovamente insieme per seguire le gare casalinghe dell'Arezzo Calcio Femminile. Nella precedente gara le ragazze Amaranto sono cadute in casa contro il Milan, complicando di fatto i piani salvezza. Quest'oggi al Comunale Città di Arezzo arriva la seconda della classe, la Fortitudo Mozzecane, per la 16ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Forse uno schema da calcio piazzato. Parte Gelmetti, la palla nel mucchio, stacca Moscia, Teci di testa, attenzione a Teci, la palla termina in rete, arriva subito il vantaggio del Fortitudo Mozzecane con l'autogol di Laura Teci, che non è riuscita a spazzare la palla, ma grazie anche al pressing della squadra avversaria, ha sbagliato direzione del colpo di testa. Dunque, dopo appena 2 minuti di gioco, la Fortitudo Mozzecane si porta in vantaggio in virtù dell'autorete, dell'infortunio, chiamiamolo così, di Laura Teci. E poi Mencucci non riesce a tenere la palla in campo, regalando di fatto la rimessa al Mozzecane. Peretti prova la sforbiciata, Peretti da distanza! La palla che sfiora il palo a destra di Antonelli e crea un brivido. Un nuovo brivido per l'Arezzo. Aterini alza il campanile, la zona di Razzolini, anticipato nuovamente. Attenzione che la palla passa nella zona di Martani. Martani va il dribbling. Salta Teci, salta, scusate, Antonelli. Martani, il sinistro, arriva al 2-0. Il 2-0 della Fortitudo Mozzecane quando siamo al 20esimo. Con Martani che prima supera Antonelli. Poi lascia addirittura rientrare i difensori con tre compagni liberi dentro l'area di rigore. Riesce comunque a orientarsi e poi a mettere la palla alle spalle di Antonelli. Dunque, quando siamo al 20esimo, la Fortitudo Mozzecane in vantaggio per 2-0. Nel miglior poi momento dell'Arezzo è arrivato questo raddoppio. Aterini, l'intervento poi di Carraro. Il tocco sulla sinistra per Gelmetti. Posizione regolare 4 contro 1 a parte del Mozzecane. Gelmetti il destro e arriva il 3-0.
da parte del Mozzecane. Al 38esimo Gelmetti in contropiede chiude la partita. E c'è poco da dire in questa occasione, esultano i tifosi presenti venuti da Verona per il 3-0. Occhio ai blocchi dentro l'area di rigore, parte Gelmetti, la palla al centro, il colpo di testa e arriva il 4-0. Il 4-0 con Carraro al 43esimo e non c'è davvero storia in questa partita. Carraro è riuscito a sovrastare il difensore dell'Arezzo e a battere Antonelli, anche se la conclusione era piuttosto centrale. Non c'è arrivato l'estremo difensore dell'Arezzo. 4-0 che di fatto, possiamo dirlo, chiude la partita. Di Fiore non riesce nel controllo, bravissima Groff per il contropiede del Mozzecane. Martani sulla destra, ancora Martani all'indietro per Peretti. Peretti il sinistro da distanza, il palo e poi arriva il gol di Gelmetti, però la posizione è irregolare, ha colpito un palo davvero spettacolare Peretti da distanza, sulla ribattuta era in posizione irregolare Gelmetti. Serie di finte, Razzolini se ne va sul destro, prova conclusione, Razzolini sul fondo di pochissimo, ed è questa la Razzolini che vogliamo vedere nelle durante le partite. Pinna, il tocco per Martani che intanto ha cambiato posizione con una compagna, attenzione alla traversa di Martani e poi il tap-in sotto porta di Benincaso. Ma che traversa, ha colpito nuovamente Martani, traversa incredibile, un tiro a giro che sarebbe stato nuovamente imprendibile per Antonelli. Arriva prima però il triplice fischio e termina 4-0 la gara per il Mozzecane. Il tabellino ci dice dell'autorete, segnata dopo 2 minuti da Teci, poi al 20esimo è arrivato il gol di Martani, al 38esimo il 3-0 del primo tempo, ovviamente da parte di Gelmetti, al 43esimo arriva il 4-0 di Carraro. Nella ripresa i ritmi sono abbassati, Arezzo ha provato a far vedere qualche trama di gioco interessante, ma è andata vicinissimo il Mozzecane sempre andare sul 5-0 con Martani che ha colpito la traversa e con il palo preso da Peretti al 22esimo della ripresa. Adesso Arezzo dovrà continuare il tour de force settimana prossima quando giocherà in casa dell'Inter e quindi mister Bonci dovrà preparare molto molto bene quella partita perché potrebbe essere fondamentale per il proseguito della stagione dell'Arezzo. Allora, auguriamo alle ragazze a Maganto ovviamente di riprendersi. Avete visto insomma il distacco in classifica per la salvezza diretta comincia a essere ampio, ma c'è intanto da guadagnare almeno la possibilità di giocare le gare di play-out, c'è tutto il tempo insomma per farlo. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo con i ragazzi della Berretti e il loro allenatore. Eccoci tornati in seconda parte di Mondo Amaranto, allora con Alessandro Longo, responsabile giovanile, responsabile del settore giovanile dell'Arezzo. Prima di parlare un attimo della Berretti, sei soddisfatto, diciamo, malgrado, lo dicevamo anche prima di cominciare, il tuo arrivo, insomma, è arrivato anche col tuo gruppo di lavoro in un momento in cui non c'è stato poi così tanto tempo per programmare, quindi anche alla luce di questo sei soddisfatto di quello che è stato costruito? Ma dobbiamo essere stracontenti, secondo me, per ciò che siamo riusciti a fare in questa prima stagione. Assieme al nostro direttore sportivo che è Massimiliano Ceccherini, assieme ad Ermanno Pieroni che comunque ci segue molto da vicino, abbiamo programmato una stagione che sapevamo essere complicata e difficile proprio perché si partiva in netto ritardo rispetto a tutte le altre società, ma ci abbiamo messo tanto impegno, qualche idea, e credo che oggi si possa essere soddisfatti. È una provincia questa dove si può fare calcio giovanile, perché è una provincia tutto sommato, insomma,
tranquilla, come tante volte è stato fatto il paragone con Empoli, ci sarebbero insomma tutte le basi per poterlo fare, c'è un bacino abbastanza buono, no? Da cui attingere, pensi ecco, che ci siano le premesse per costruire qualcosa di grande? Sì, lo credo anch'io, è chiaro che il prossimo anno partiamo da una base importante, da una base solida e soprattutto partiamo con il buon nome del nostro presidente, quindi Di La Cava, che ha seminato tantissimo bene con la prima squadra e di conseguenza ne abbiamo tratto beneficio anche noi del settore giovanile. Oggi l'Arezzo è una società rispettata, una società modello, per cui io credo che da maggio in poi riusciremo a reclutare il meglio che la nostra provincia possa offrire e anche oltre provincia. Ah certo, perché quando c'è il talento, insomma, no? Non guardiamo alla provenienza. Sì, diciamo anche che potremmo riuscire anche, ripeto, a sfruttare il buon nome della nostra società, del nostro presidente e ovviamente le relazioni importantissime del nostro direttore generale, di Ermanno Pieroni, per costruire delle squadre ancora più funzionali. E quindi per tornare al discorso della provincia, si sono intavolati i rapporti, perché in passato, prima del vostro arrivo, cioè è sempre un po' un problema questo dei rapporti con le società della provincia, perché negli anni che furono magari a volte si sono sentite anche o non in qualche modo considerate, oppure quando l'Arezzo prelevava dei giovani magari lo faceva, che so, in blocco, gliene portava via 7-8, no? E si sentivano magari un po' saccheggiate. Ecco, c'è un rapporto che sta nascendo con questa realtà, a parte l'Olmo Ponte, sì, dove l'Arezzo gioca alcune partite? Bah, fondamentale per la nostra crescita credo che sia proprio il rapporto con l'Olmo Ponte, una società molto vicina con la quale pensiamo di migliorare ancora di più i nostri rapporti. Per il resto seguo il lavoro di Ceccherini, che è il nostro direttore sportivo, ed è colui che si occupa delle relazioni con le società vicine, le società amiche. Credo che già tra dicembre e gennaio si è toccato con mano i buoni rapporti che Massimiliano è riuscito a intrattenere con le società del territorio, ma io penso che il salto di qualità riusciremo a farlo tutti per la prossima stagione, quindi lavorando con molto impegno già da maggio e giugno. Ci sarebbe bisogno di, e questo chiaramente anche questo si costruisce con il tempo, anche perché la situazione di partenza, sto parlando delle strutture dei campi, era uno purtroppo dei nodi negativi, no? di partenza, e non per responsabilità ovviamente della società, nel senso, il problema dei campi ad Arezzo da qualche anno, ci sono squadre che fanno fatica ad avercelo proprio un campo, per di più in buone condizioni, e questo è addirittura quasi un lusso. C'è chiaramente la situazione delle caselle, dove sono stati già fatti degli investimenti, perché comunque avere una casa, diciamo, concentrata anche in un unico luogo, o comunque per limitare anche certi spostamenti, potrebbe essere, ecco, anche questo un tassello importante. Le strutture sono fondamentali. Credo che quest'anno la società sia riuscita a fare dei veri e propri miracoli, non facendo mancare mai a nessuna delle nostre 7 squadre sia il campo d'allenamento che il campo da gioco. Non era semplice, ve lo posso garantire, ma ripeto, con un impegno grandissimo da parte di tutti, siamo riusciti a soddisfare le esigenze di tutte le squadre. Per il futuro è chiaro che l'ideale sarebbe
migliorare probabilmente il nostro centro sportivo, che è quello delle caselle. Io ho consigliato, tra virgolette, mi sono permesso di consigliare la realizzazione di un manto erboso sintetico sotto la tribuna delle caselle, e ciò ovviamente perché questo risolverebbe qualsiasi problema. Potrebbe essere anche un'ottima soluzione addirittura per la prima squadra, che anche oggi ha utilizzato il manto erboso del Buonconte. Che quindi insomma anche questo è ovviamente bene che c'è, però insomma conferma poi con la tendenza che c'è generale sulla diffusione del sintetico, che la vediamo quasi ovunque altrove, no? Sì, anche stadi importanti oggi hanno un manto erboso sintetico, ovviamente di ultima generazione, ovviamente con brevetto italiano, brevetto tedesco. A Chiavari ad esempio hanno un brevetto tedesco che noi abbiamo molto apprezzato, ma ripeto, il sintetico è una soluzione al problema, e quindi non va trascurato. Due parole, cominciamo a dirle proprio sulla tua. Berretti viene dal pareggio 2-2 con il Pisa interno, poi c'è stata la sosta nell'ultimo turno, anzi nell'ultimo weekend, e questo è l'ultimo quadro di risultati. Possiamo vedere anche il gol di Fontana e Sussi per l'Arezzo, possiamo vedere anche la classifica che comunque proietta l'Arezzo in terza posizione a quota 38, con un buon margine sull'Olbia, comunque ampiamente dentro la zona comunque, no, delle finali, sì, o c'è qualche rischio? C'è un piccolo errore, perché sì, il Torino è fuori classifica. Okay. Nel sì, senso, quindi viene considerata la classifica, ovviamente sì, considerata. Nel senso che il Torino farà sicuramente la fase finale, sì, con le squadre di Serie A, sì, e di Serie B, sì, quindi in quel riquadro e primo risulterebbe Lentella, quindi Arezzo secondo, secondo esatto, terzo Olbia, e poi diciamo che sia il Siena che la Carrarese che anche l'Albissola sarebbero ancora in gioco per eventualmente classificarsi al terzo posto e accedere alle fasi finali. Tenuto conto che anche la migliore quarta dei cinque gironi ha l'accesso diretto alla finale a 16 squadre. Credo, per quanto riguarda il risultato dell'ultima partita, che la squadra sia stata molto sfortunata. A proposito di terreno di gioco, il nostro girone di ritorno in casa è stato fortemente condizionato dal terreno. La nostra squadra piace avere il dominio del gioco, essere padrona del campo, e quando il terreno non è regolare, come succede sulla maggior parte dei campi in questo periodo, nel periodo invernale, si fa un po' più di fatica, quindi non devi combattere, tra virgolette, solo l'avversario, ma purtroppo c'è la variabile terreno, che con il Pisa è stata clamorosa, perché noi nei primi 8 minuti abbiamo prodotto 4 palle gol che non siamo riusciti a realizzare anche per quella variabile, e mentre invece abbiamo subito il gol dell'1-0 per il Pisa su una rimessa dal fondo, un passaggio al difensore centrale, un inserimento dell'attaccante che ha sfruttato questa palla che rimbalzava, un cattivo controllo del nostro giocatore. Poi l'abbiamo ribaltata, ma non è stato sufficiente. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo a parlarne. Rieccoci tornati qui a Mondo Amaranto. Adesso andiamo a conoscere i 3 ragazzi che sono qui questa sera della formazione Berretti. Possiamo vedere anche il prossimo turno, abbiamo detto prima si ritorna in campo, ancora una gara casalinga a Palazzo del Pero contro il Cuneo, sempre alle 14.30? Sì. 14.30, vediamo Olbia, Carrarese, Pistoiese, Pisa, Torino, Entella, e Albissola, Siena e Arzachena, Lucchese. Ci sono
Ci sono due scontri diretti importanti per, diciamo, per il terzo posto, perché si dà per scontato che l'Arezzo abbia già acquisito il diritto, certo. Anche se matematicamente ci occorrono i tre punti con ci occorrerebbero i tre punti con il Cuneo per avere probabilmente questa matematica certezza. Ma ci sono due scontri diretti molto interessanti. C'è un vantaggio nell'arrivare prima in classifica? No, perché il nostro girone verrà le qualificate del nostro girone verranno divise tra sud e nord per i futuri accoppiamenti, e quindi non c'è un grosso vantaggio. Allora andiamo a conoscere, credo l'ultimo arrivato, quasi, possiamo dire così, vieni pure in piedi, Di Matteo, ti chiami? Samuele. Di Matteo Samuele, sì. Allora, dici un po' di te, da dove vieni? Ma io vengo da Pescara, sono il 99, ho fatto le giovanili al Pescara Calcio, sono arrivato qui anche grazie a Pieroni, il direttore della prima squadra. È un bel biglietto da visita. Lo devo ringraziare perché è stato lui che mi ha voluto. Ah, proprio lui in persona? Sì, lui. E niente. E quindi te lo sei ritrovato in squadra, questo regalo? Sì, è un jolly che soprattutto noi dopo, nel periodo invernale, abbiamo iniziato a soffrire un po' qualche infortunio, qualche squalifica. Anche l'influenza è circolata nel nostro spogliatoio, per cui lui è stato molto utile perché preferisce giocare da attaccante esterno, da ala a piede invertito, e lui è un mancino, ma io l'ho dovuto adattare spesso da terzino sinistro, dove tecnicamente... dove tecnicamente mi è piaciuto molto. A livello agonistico, magari caratteriale, deve crescere, però a livello tecnico-tattico ci ha dato tanto. Com'è stato questo salto da Pescara ad Arezzo? Ma innanzitutto, prima di, cioè dopo Pescara, ho fatto 2 anni in Serie D, dove ho fatto a Borgo Sesia, nord, vicino Torino, e in Veruno, vicino Milano, dove mi ha aiutato tanto anche a stare con i grandi e comunque le legnate, comunque, perché lì c'è tanto agonismo e poca tecnica, visto che a me mi piace molto giocare, capito? Sì. Più giocare palla a terra che menare. Con noi si trova bene. Sì, sì, infatti con la squadra, i compagni sono tutti quanti bravi. Bene, quindi Pescara è chiaramente una bella realtà, cioè una storica realtà del calcio italiano. Sì, Pescara sta sempre lì, lotta sempre tra la Serie A e poi scende, sempre lì comunque. Bene, complimenti anche per questo spirito, vieni pure. Allora. Buonasera, io sono Pier Marco Vellitri, sono del 2001, io... Ho fatto tutto il settore giovanile nel Lazio per poi passare nella Virtus Nettuno, società d'eccellenza, dove ho fatto la spola dagli allievi per la juniores e mi allenavo in pianta stabile con l'eccellenza. E anche lì l'agonismo non manca, secondo me. No. Abbiamo visto, insomma. E lui ci sa fare. Da quel punto di vista non si tira mai indietro. Ci vuole anche quello, perché bene giocare, ma poi... Niente. E quindi qua che come sta andando il campionato? No, il campionato sta andando bene, certo, è la prima esperienza fra i professionisti, è normale, l'ambientamento i primi mesi si sentiva, mo piano piano sto sempre ambientando sempre di più con loro. Il mister? Prendendo consigli dal mister, dai miei compagni che hanno fatto vedere. Il mister. Ci piace l'atteggiamento, il carattere, mi piace tutte queste cose, corsa, sempre agonismo, le cose migliori, cioè a me piace queste cose. Ecco. Tanto. Bene, che cosa ti aspetti qui questa fase finale, insomma? Cioè, il nostro punto di forza è il gruppo, tutte queste cose, unione, e noi penso di arrivare, almeno pensiamo di arrivare in alto, più in alto possibile. Poi vabbè, se incontriamo squadre come diceva il mister, abbiamo avuto infortuni, tutte queste cose, è normale, se chi è più forte vincerla, certo. Perché sono scontri diretti.
Questo capocannoniere è Caselli, se non sbaglio, sì. Che ha fatto 9? Sì. 9 gol. Poi poteva farne di più. Poteva farne molti di più, sicuramente. Poi c'è Sussi che ne ha fatti 6 circa, se abbiamo contato 6 bene. 6 o 7. Alcuni anche molto belli. Molto, mi ricordo quello bello. In casa che fece quell'azione e poi la butta all'angolino. E a proposito di Cuneo, ne ha fatto uno bellissimo a Cuneo, dove vincemmo 3-0, se non sbaglio. 3-1. E su una punizione da 25 metri calciò con forza sul lato del portiere, lo sorprese, fu una perla, diciamo. Ma Christian ha questi colpi importanti, anche lui ha delle enormi potenzialità, deve maturare sotto certi aspetti, ma caratteriali, è una... No? Sì, caratterialmente, anche tatticamente qualcosina, sì. Però a livello tecnico, a livello fisico, secondo me è un ragazzo che ha parametri da Serie A. Potrebbe essere lanciato anche in prima squadra, secondo te? Cioè, come potenzialità poi decide ovviamente. Ma l'allenatore. Penso che sia il suo percorso naturale. Naturale. Allora, ci manca Minocci di nome. Sì, Tommaso. Tommaso, allora. Sono nato nel 2001, e è il primo anno che sono qui ad Arezzo. Prima ho fatto le giovanili della Fiorentina, 4 anni. Sentiamo infatti una bella parlata toscana, non sapevo. Quindi dalla Fiorentina. Sì, 4 anni alla Fiorentina e sono passato quest'anno ad Arezzo. Con quali ambizioni? Una squadra, pure lui. Anche tu devi... Spero di sì. Sì. Certo. È un ragazzo che ha grandi doti a livello tecnico, tattico, con qualche centimetro in più, ma può ancora crescere. Potrebbe anche aspirare alla Serie A, però si accontenta dell'Arezzo per il momento. E, senti, invece in cosa ti senti che puoi crescere e anche qual è il punto di forza della squadra, secondo te? Allora, il punto di forza della squadra secondo me è il gruppo, infatti non solo ci troviamo agli allenamenti per fare gli allenamenti, ma anche fuori dal campo, la sera. Succede la sera? No. Lui lo sa cosa succede, che succede la sera? La sera ci incontriamo, stiamo al bar, tutti ai bar insieme, a un bar. Tutti insieme, noi compagni di gruppo, beh, ci sta là. Poi parlano di tattica. Parla di tattica, una riunione tecnica, insomma. Sì. Ragazzi, tattica. Beh. E potrei migliorare sotto il punto di vista tattico e caratteriale anche imparando dai miei compagni con i loro suggerimenti. Beh, anche bello, maturo. Senti, bene, complimenti. Ragazze, trovate qualcosa? No. Lui, l'allenatore, vuole che ci siano queste relazioni, diciamo. Ma sono quasi tutti impegnati. Tutti impegnati, quindi siete. Sono ma con aritine? Ragazzi, sono ragazzi no, seri. No, no, meglio non sono ragazzi seri, sì. Stanno sempre in giro, non riesco a trovare. Ah, tu sei sempre in giro. Ecco, c'è un problema quindi di tempo. Va bene. Allora, vediamo gli altri campionati, anche facciamo una panoramica. Quindi queste ultime partite del campionato regolare della stagione servono per arrivare nel miglior modo possibile. Anche ma noi abbiamo notato in un certo periodo un leggero calo di forma anche a livello atletico e quindi stiamo sfruttando questo periodo anche per acquistare la forma migliore. Dopo la gara con il Cuneo avremo una partita fuori casa, credo a Siena. Dopo il 3-3 dell'andata avete fatto come... Non finì 3-3 col Siena, o 2-2? Con il Siena vincemmo 2-1. Ah, 2-1, vero? Nel finale ci fu un... Lui, esatto, quel gol rocambolesco. Sì. Partita tiratissima e penso che sarà lo stesso adesso al ritorno perché loro sono ancora in ballo, tenteranno di entrare fra le prime tre e ovviamente punteranno a battere anche noi. Allora, vediamo l'Under 17 che invece si è rifatta bene dopo la sconfitta proprio col Siena, dove
Lì effettivamente c'erano 4-5 individualità del Siena abbastanza, cioè onestamente tra cui il Bomber che ha fatto 21 gol, il figlio di Mignani, poi dell'allenatore del Siena che è capocannoniere, aveva fatto 21 gol, l'ha fatto proprio ad Arezzo. Qui invece bella vittoria in Sardegna dopo quella con in casa dell'Arzachena. La squadra Baranto di Gioacchini si è ripetuta anche in casa dell'Olbia con i gol di Bux e Conte Duca. Questi sono gli altri risultati. Andiamo a vedere la classifica. Qui il Pontedera 37, Siena 32, Pistoiese Arezzo 29, Viterbese 28, Carrarese 23, Chieti 21, Lucchese 20, Olbia e Pisa 17, Arzachena 7. Ce la può fare l'Under 17 a rientrare nelle finali? Ma io me lo auguro, sarebbe un successo importante per il nostro settore giovanile. Noi abbiamo chiesto ai nostri allenatori, alle nostre squadre, ai nostri tecnici di tutte le squadre, come obiettivo principale quello di far crescere i ragazzi. Ma è chiaro che la qualificazione alla fase finale potrebbe essere un termometro del buon lavoro che è stato fatto. Quindi ci teniamo in particolar modo anche all'Under 17 che possa accedere alle fasi finali. Io credo che per il lavoro che sta svolgendo l'allenatore e per la qualità dei ragazzi, credo che sarebbe un successo, ecco, meritato da parte loro, fermo restando il fatto che se ancora si lotta per raggiungere questo terzo posto, probabilmente c'è stato questo calo in una fase particolare della stagione dovuto alle solite problematiche come gli infortuni, le squalifiche. Perché poi in casa la parte col Siena, se non sbaglio con la Viterbese che riuscì a prendere lo 0-0, in casa le ha vinte tutte, mentre all'inizio in trasferta, cioè passava da un estremo all'altro. Sì, no? Sì, diciamo che la prima parte di stagione le partite fuori casa sono state quasi un tabù, e adesso no, adesso non più, e questo è un merito dell'allenatore e dei ragazzi. Vediamo anche qui l'Under 16, è arrivata questa sconfitta, l'andata vinse l'Arezzo, seguimmo quella partita 3-2, se non ricordo male, vinse l'Arezzo, qui invece 6-0, sconfitta la formazione Amaranto. Questo è un mini girone sperimentale, e qui c'è in testa il Pordenone che aveva, proprio con la vittoria di Arezzo sul campo di Quarata, aveva ottenuto il primato. È una squadra questa che, diciamo, cosa si può dire dell'Under 16? Stanno facendo comunque un buon lavoro, i risultati non sempre sono venuti, ma pensiamo che per il prossimo anno, ovviamente riassortendo l'organico, anche questo gruppo che partecipa a un campionato sperimentale si possa far valere. Passiamo all'Under 15, anche qui c'è stata la vittoria in casa dell'Olbia per 2-1, quindi è stata una comitiva di successo questa trasferta in Sardegna. Vediamo anche qui la classifica con l'Arezzo che comunque sta risalendo nelle ultime settimane, chiaramente la parte alta è lontana, però insomma stanno avendo anche quelle soddisfazioni che avrebbero meritato forse anche prima in certe partite. Sì, purtroppo con l'Under 15 non credo che riusciremo più a ottenere la qualificazione alla fase successiva, ma credo che questo gruppo, soprattutto nella seconda parte di stagione, abbia fatto veramente bene. Credo anche grazie ai rinforzi che sono stati operati tra dicembre e gennaio.
perché l'organico aveva bisogno di essere completato, ma un po' tutti, diciamo, un po' tutti gli organici andavano completati, considerando che il settore giovanile è partito molto tardi con la programmazione, era forse metà luglio, quindi alcuni inserimenti siamo riusciti a farli solo a dicembre e gennaio. Ecco, penso che se questi inserimenti fossero stati fatti prima, per tempo, ad agosto, anche la squadra dell'Under 15 avrebbe avuto tante chance di partecipare sia alla fase successiva. Bene, grazie a mister Alessandro Longo, grazie a voi, bocca al lupo fin dalla prossima partita con il Cuneo, bocca al lupo a tutto il settore giovanile amaranto, grazie davvero e a presto. Grazie a voi, buona serata.